Sì, abbiamo intenzione, come dire, di rilanciare anche l'immagine della nuova azienda sanitaria dopo il lavoro fatto dal punto di vista economico, anche dal punto di vista sanitario. E abbiamo individuato la necessità appunto di dotarci di un logo, di un manuale di identità visiva che potesse dare degli indirizzi a tutti gli operatori della nostra azienda in maniera tale da avere un comune denominatore nel modo di proporsi all'esterno. Credo che sia un aspetto fondamentale perché avere, come dire, una comunicazione disomogenea nell'ambito dell'azienda sicuramente contribuisce a creare un po' di confusione. Quindi abbiamo inteso produrre, grazie a un gruppo di lavoro interno che ha lavorato in maniera, come dire, straordinaria in pochissimo tempo, di produrre appunto questo nuovo logo e questa, come dire, manuale che potrà essere di indirizzo per tutti gli operatori. Si conclude un anno, quali sono stati i momenti positivi e quelli anche negativi da ricordare? Cosa si aspetta dal 2015? Beh, guardi, sicuramente il 2014 è un anno molto positivo dal punto di vista economico, in quanto l'azienda ha consolidato i risultati economici ottenuti nell'ambito del 2013. Ricordo che nel 2013 per la prima volta l'azienda ha chiuso con un utile di bilancio di circa 400.000 euro, altrettanto più o meno accadrà nel bilancio 2014, quindi significa che l'azienda ormai ha maturato e consolidato una propria stabilità economica, che è molto significativa perché considerate appunto che il nostro bilancio gira per circa 1,5 miliardi di euro, aveva delle perdite che erano di circa 250 milioni di euro, aveva consolidato una debitoria di 1,5 miliardi. Ormai abbiamo azzerato tutti questi numeri negativi e quindi sicuramente, come dire, è un elemento estremamente positivo. Credo anche dal punto di vista sanitario, grazie al consolidamento appunto di questo aspetto economico, ci siamo potuti concentrare rilanciando riorganizzando l'azienda in vari aspetti territoriali che hanno determinato, e questo è l'elemento critico, delle criticità, delle osservazioni, delle proteste. Purtroppo, diciamo, nel mondo moderno e in particolare nella sanità, quando si tende a riformare qualcosa, a cambiare, a cercare di dare delle nuove risposte ai cittadini, c'è una parte di, soprattutto molto spesso di addetti ai lavori, che contrastano appunto questo cambiamento perché lo temono, perché non lo comprendono, perché molto spesso non lo condividono, ma non per quanto riguarda proprio la metodologia, ma perché sono restii appunto al cambiamento. Purtroppo nella sanità c'è necessità appunto di trasformazione, di adeguarsi ai tempi nuovi, di dare delle risposte sanitarie ai cittadini. Ricordo appunto uno per tutti l'aspetto per me comunque doloroso e non certo piacevole della riconversione del presidio di Acropoli, di fronte al quale si raccontava di tutto di più, ma mi sembra che fortunatamente non ci siano stati tutti quei disastri annunciati. Certo, c'è una ferita territoriale da parte dei cittadini di quel territorio che si sono visti privare di un nosocomio, però la collettività, ed è questo l'elemento nei confronti dei quali io devo avere una mia visione strategica, non ne ha subito un grosso danno, anzi io direi nessun danno, se non altro ha subito un beneficio in quanto abbiamo liberato risorse umane ed economiche per circa 14 milioni di euro che si sono potute, come dire, spalmare sugli altri presidi.